Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa dal peggior aeroporto penso che mi sia capitato nel nord Italia, cioè quello di Genova, una specie di casino inenarrabile. Vabbè, comunque lasciamo perdere gli aeroporti che sono, diciamo, il mio secondo habitat dopo la casa, il posto dove passo più tempo forse della mia vita, quindi ho una certa expertise, avrei qualche idea su come migliorarlo in poco tempo questo aeroporto, anche se devo dire le cose che, di cui parleremo ora sono ben più importanti. Allora, quello che sta succedendo è straordinario perché io oggi ho letto tutti i giornali come tutte le mattine e ogni mattina ve ne ripropongo quindi una sintesi e oggi ho scoperto che c'è un nuovo grandissimo eroe, un eroe straordinario. Questo eroe è uno skipper, è lo skipper della nave che ha preso, saluto Flavio che vedo che è in collegamento, ha preso questo skipper delle persone a largo delle acque territoriali libiche, no, della SAR libica, e le ha portate forzando un blocco in Italia, nonostante ci fosse stato un tentativo della Guardia Costiera Libica di fare altrettanto un salvataggio e nonostante ci fosse anche l'offerta di Malta, anche se considerata tardiva di fare. Ma perché mi interessa la storia dello skipper? Perché io vi leggo che cosa scrivono, non l'Avvenire, cioè il nuovo manifesto, non il manifesto, non il bollettino dell'ONG, vi voglio far vedere che cosa vi scrive il Corriere della Sera. È stato lui ad abbracciare per primo i neonati e le donne incinta e ad issarli, state bene attenti, e ad issarli con i suoi muscoli sempre molto allenati sullo scafo. Io la trovo una cosa stupenda. I muscoli sempre ben allenati sullo scafo, cioè lui con i muscoli ben allenati, lo skipper che ha salvato i bambini, le donne incinta che sembrano siano state a finire lì nel mare per colpa di Salvini, chiaro? Lui ha questi muscoli sempre ben allenati. Io la trovo fantastico, fantastico, neanche un eroe, diciamo, dei tempi moderni, non, cioè, quando questa è la prosa della cronaca asettica di quello che avviene sul Corriere della Sera, voi potete capire da che altra parte stanno tutti quanti i giornalisti rispetto a Salvini. Salvini sempre sul Corriere della Sera, sempre più populista, sempre più di destra e sempre più allarmista. Quindi abbiamo, diciamo, una specie di cronaca perfettamente congeniata con l'asettico comportamento dei quotidiani, che sono quelli che dicono che le notizie devono essere separate dai fatti, e i fatti sono che lui è sempre più a destra, sempre più allarmista, sempre più a destra, e i fatti sono che il capitano ha issato i neonati e le donne incinte. Allora mi chiedo, ma me lo chiedo anche a voi, secondo voi quel giornalista era lì nel canotto e stava vedendo che il capitano era lì per primo a issare con i suoi muscoli sempre ben tesi, o è semplicemente una proiezione di una specie di, come si dice oggi, storytelling eroico da parte di questi salvatori? E chi sono questi salvatori poi? Sono una banda di centri sociali, cioè Casarini, sinistra, estrema, e diciamo persone che vogliono rompere l'assedio del decreto sicurezza. Allora questo ci sta tutto, ovviamente, uno può essere contrario, ma insomma che il grande giornale borghese italiano scambi per eroismo un'attività politica illegale commessa da questi è esattamente quello che facevano, sì, Parva, Licet, il Corriere della Sera di quel fenomeno della Crespi, quando sosteneva che erano compagni che sbagliavano, i comunisti che ammazzavano. In questo caso io non pensate che esagero, è lo stesso abito mentale, cioè l'abito mentale è quello di pensare che in realtà questi non sono contro una legge, ma sono contro una tirannia perché loro quella legge non la condividono, e questo è il Corriere di oggi. Nel frattempo non pensate che siamo gli unici, perché non è che, voglio dire, il 68 è passato in vano, come si chiama, la copertina dello Spiegel c'ha l'Antigone Carola che fa il suo, che è l'altra capitana, quella che ha iniziato a fare i blocchi navali, a combattere da sola contro i blocchi navali, che in realtà, voglio dire, Maro Aiello oggi sul Messaggero e Alessandro Gnocchi dicono: ragazzi, ma questo è un manifesto politico, non è una Antigone, è una che, come direbbe Salvini, dovrebbe candidarsi, e fa tanto l'eroina in una specie di ricerca narcisistica di presenza, ed è esattamente come dice Gnocchi, Apolide, atea,
ambientalista, cioè il perfetto cliché della sinistra. Io trovo che questi più continuano a far così e più perderanno ovviamente consenso. Vorrei fare una piccola segnalazione sempre a questi fenomeni del Corriere della Sera, oggi ce l'ho un po' con loro, che considerano tutti gli altri cialtroni tranne loro stessi. Basterebbe vedere il Birignao oggi con cui De Bortoli spiega la politica economica di questo governo, che dicono che alla presentazione del congresso di Toti e del convegno di Toti c'era, sembrava di stare in uno studio televisivo di Mediaset, perché c'era Paolo Liguori. E vabbè, ci può anche stare un consulente di Mediaset, direttore del TG.com, che sia un convegno di un suo ex dipendente. E poi c'erano le telecamere di Quarta Repubblica che hanno filmato tutto. Vorrei segnalare a quei cialtroni, al cialtrone che ha scritto questo pezzo, che anche lui forse era là se faceva il suo mestiere, e che Quarta Repubblica, come tutte le trasmissioni televisive, era anche, non so, a Lampedusa, ma non è uno studio televisivo di Mediaset, anzi noi la pensiamo diversamente, e anche ai congressi del PD, era anche davanti alle stanze del CSM. Cioè, in realtà, a quei cialtroni del Corriere della Sera vorremmo far capire che le telecamere di un programma televisivo in genere vanno ovunque ci sia una notizia. Il giornale dà, a proposito di Toti, una botta micidiale, perché intervista il Cavaliere e dice che è una perdita di tempo. Io non so dove andrà a finire questa, diciamo, Forza Italia, ancora non hanno iniziato a fare i congressi e già stanno litigando, altro che il rinnovamento. E l'uomo più ricco del mondo, dotato di 160 miliardi di dollari, cioè Jeff Bezos, ne prende 38 di miliardi per darli a sua moglie Mackenzie. Avrebbe dovuto dar di più, in realtà il 50% del suo patrimonio, ma si sono messi d'accordo, 38 miliardi di dollari, insomma, vanno bene. Favoloso il pezzo di Taino oggi, a proposito di, sempre ancora Corriere della Sera, non tutti quelli del Corriere della Sera sono esattamente quelli che pensano ai muscoli tesi e allo studio televisivo di Mediaset da Toti, perché ci sono le telecamere di Quarta Repubblica. Uno dei più bravi del Corriere della Sera è innegabilmente Danilo Taino, oggi in maniera seria parla dei muri che ci sono in giro per il mondo, prego. Dice sono saliti da 10 a 70, sentiamo se sono, no non sono io, da 10 a 70, ma in realtà questi muri, secondo una ricerca di una geografa che cita Taino, servono davvero poco a combattere la globalizzazione. Insomma, se uno potesse ancora leggere Taino un po' di più sul Corriere, un po' meno sti cialtroni, sarebbe un vantaggio, ma c'è poco da fare. Questo è il paese in cui scopriamo oggi dal Messaggero che, riguardo alla monnezza di Roma, ci sono 1000 netturbini assenti per malattie, cioè, e che il 55% dei mezzi non funzionano. Se voi pensate che si possa risolvere il problema della spazzatura in questa maniera, è roba da pazzi. Della crisi di Deutsche Bank, la grande azienda tedesca, il grande finanza tedesca che doveva farci fare un mazzo così a tutto, beh, insomma, oggi la prima pagina della Stampa e il Sole 24 Ore se ne occupano giustamente. Ci sono 5 miliardi che dovranno recuperare per dotarla di spalle più larghe di capitale, e le sfuga dei manager, dice la Stampa, e 20.000 tagli di personale, secondo queste che sono le prime anticipazioni. Ottima l'intervista realizzata da Manacorda a Tria, ministro dell'economia, oggi, che dice una cosa, che in realtà per quale motivo non c'è stata questa procedura di infrazione. Ovviamente De Bortoli, senza sapere le cose, dice perché hanno fatto dei tagli ai trasporti pubblici, insomma le solite cose che dice De Bortoli. Probabilmente girerà l'occhiale mentre le dice. Tria smentisce tutte queste cose, ma ovviamente, insomma, Tria fa parte De Bortoli, quello che dice sempre legge, nessuno può metterlo in dubbio. Ma in realtà leggete di Tria, che è molto più interessante, che vi spiega esattamente come hanno fatto a evitare la procedura di infrazione. Ma dice anche un'altra cosa molto interessante che io voglio segnalarvi, e cioè sulle nomine europee dice che l'Italia non ha contato. Tria dice onestamente che l'Italia non ha contato per le nomine europee. Sapete perché? Perché noi non facciamo parte di questa maggioranza socialdemocratica. Noi, non dice noi, questo governo non fa parte della maggioranza socialdemocratica, liberale e popolare che governa l'Europa. As simple as that. Non è che ci sono molti dubbi, cioè l'Italia non fa parte, tra grillini e leghisti non si trova esattamente, e quindi è difficile che possa partecipare alle nomine. Poi è chiaro che c'è, è così è andata alle elezioni, e mi spiace per quelli che invece sono popolari. Il nuovo CSM straordinario, le prime ipotesi che circolano le cita il Sole 24 Ore di modifica. Sapete quali sono? L'ideona che abbiamo tolto dal cappello, dal cilindro? Bene, i nominati ai vertici
dei tribunali, quelli che contano non saranno lì più per merito, si fa per dire, ma per anzianità. Insomma, ritorniamo alla vecchia bella anzianità. Un abbraccio a tutti, sto per perdermi l'aereo, quindi devo scappare, noi ci vediamo più tardi, e poi sul sito nicolaporro.it che cosa è successo all'Ilva e il giustizialismo all'italiana e tante altre notizie come il retroscena di Bisignani, come tutte le domeniche di questi anni. Ciao.